ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Io come sempre sono Nicky Box e stanno accadendo casini, credo. Sento bottiglie spaccarsi, gente distruggersi. Sì, c'erano problemi. Comunque raga, siamo su un altro episodio di Canis Canem Edit. Devo dire raga che vi sta piacendo e sono molto contento. Ah, probabilmente hanno suonato l'allarme antincendio, ma noi ce ne sbattiamo altamente le palle e facciamo le missioni. Go on, Petey. Go cry to the teacher. Tell them I was nasty to you. Shut up, Gary. You're such a jerk, man. Oh, am I, Petey? Oh, you're so cutting. I'm really upset. Actually, I think questo è un malato figlio di puttana, secondo me. Just like you. Cry, little girl. Oh, look out. Sì, sono arrivato you. Io. Just knock it off, dal Gary. Blocco. You're out of line. Oh, I'm sorry. I didn't realize I was hanging out in the girls' dorm. Oh, mi sa che questo man. Qua... You're boring. Boring? I'm boring. You're none too interesting yourself, friend. Punta giù col dittino. Ok. Vedi che raga, basta chiedergli Look, le cose. I'm sorry. Si è anche scusato, ok. I apologize, okay? Va bene, dai, accetto. Forgive me. Forget accetto, accetto. Cool. Anyway. Prossima volta schiaffi. I've got a good idea for some fun. Let's go out and torment someone really helpless and unfortunate. Homeless guy. Quel barbone chi? Andiamo, andiamo, dai, mi sento. Dai, non fare quella faccia, vieni anche tu. Come on, I'm sorry. I'll give you a kiss if that's what you want. Shut up. Oh. Then come on. Allora, a quanto pare c'è un senza tetto, un barbone dietro il vecchio scuolabus che siamo andati a bombardare nel video precedente con la fionda. Quindi andiamo a vedere. Io mi prendo la palla, non si sa mai raga, può sempre servire una palla. Ok, ci stiamo avvicinando verso lo scuolabus. Vediamo un po' chi vive dietro questo scuolabus. Forse devo salire? No. Forse devo proprio entrare. Ok, sì. Era da questa parte. Lì c'era un elastico. Mio. Mio. Ok, perfetto. Qui risiede il barbone probabilmente. Vediamo. Ok, già bel posto. Neanche abbandonato per niente. Cioè, un materasso molto comodo, molto comodo, tra l'altro. Comodo, Minflex. You're not very nice, Gary. And you're a loser, Petey. One of life's unfortunates. Madonna. Quanto sei ubriaco, amico mio. Your dad does live on campus. Oh, mi sa che meriti schiavo. Oh, ti sta solo bene. Spero fosse un mattone. Questo qua è tipo un fighetto di quelli pieni di soldi che devono rompere i coglioni alle persone povere. What's your problem? That's a long story. You got any liquor? No, I'm 15. Posso trovarlo? What about drugs? No. Hai visto? Se non hai alcol e droga sei inutile, porca puttana. Finalmente uno che lo dice. I like your style. You got guts. When I was on that ridge in Korea, watching my buddies get killed by friendly fire, I could have used somebody like you. Yeah? Thanks. Da usare come scudo per far ammazzare lui non. And I'll show you some real moves. Classified moves. Real special army stuff. Cool. Just get me a part for my radio and I'll show you what the army taught me. What, like how to get shot by your own side? Cosa ti serve la radio, tra l'altro? Vabbè. Trova un transistor. Allora raga, io i transistor li sto studiando adesso in elettronica barra elettrotecnica. Non ho mai capito il cazzo di nome della materia. Quindi so come è fatto un transistor. So dove andare a trovare un transistor. No scherzo, non è vero. Allora speriamo che qua ci sia un passaggio attraverso il filo spinato. Sì, molto bene. Ok. Ah, qua stiamo praticamente ritornando dove abbiamo dovuto uccidere Gary. O come si chiamava, non mi ricordo. Ok, siamo saliti sul tetto. Il transistor è qua. Questa è una radio, non è un transistor. Che cazzo? Vabbè. Porta il transistor al vagabondo. Raga, ci avete per caso un altro transistor voi? Così mi evito di andare a prendere tutti quanti. Fai il serio? Ah! Oddio, devo scappare violento. Devo scappare violentissimo anche perché
Sono i grezzi balabulli. Parrabulli. Ballabulli, cosa vuol dire? No, che non mi stai inseguendo. No, ho sbagliato. Ho sbagliato. Ok, perfetto. Allora, assenza ingiustificata. Vuol dire che i prefetti mi stanno cercando. Poco male. Mi andrò a nascondere qua dietro. Intanto devo portare il pezzo al barbone. Ok. Anche questo non solo dove me lo sono tirato fuori, ma tieni, è tuo. Ne devo trovare altri 6, raga, quindi direi che va bene. Bam. Ah, quindi lui mi insegnerà a picchiare. Grazie. Kick some ass. Dai, sei troppo ubriaco per insegnarmi a combattere. Ma questa cosa la sapevo fare anche prima. Cioè, lo facevo anche prima. Lo facevo anche prima questo. Non mi hai insegnato niente di utile. Ok, raga, dobbiamo fare molta attenzione ai prefetti e andare verso l'altra missione. Ok, qua ce n'è uno. Qua c'è un prefetto che non mi deve assolutamente vedere. Infatti mi nasconderò nel cestino. Passa, passa, tranquillo. Tranquillo, sì. Ok, a posto. Andiamo, andiamo. Veloce prima che faccia il giro. Dai. Ok, perfetto. Tanto Jimmy ha veramente solo 15 anni. Ne dimostrava tipo almeno 92, forse 93. Salva Algie. Algie. Chi cazzo è Algie? Raga, voi dovete sapere che io i nomi dei personaggi non li ricordo. Faccio fatica anche a ricordarmi i nomi dei miei familiari, quindi... Cosa stai facendo? You're the new kid, huh? Everyone is talking about you. Oh, are they? And what? Che essere sei tu? Nothing. Just that you're friends with that sociopath Gary. Sociopath. Ah, vedi che sociopatico mi sembrava. Sociopath. It means never mind. Forget I said anything. I need. Vabbè, non mi prendere per stupido. You need me to help you? I've got some library books that need to be returned, but I'm too scared to go to my locker. Do I look like a librarian? No, listen. I need your help. Pretend we're friends. Walk with me. I'll pay you $2. $2? Are you crazy? $2? Make it 5. Che culo. No. $2? Vabbè, anche con 5. Great. $5. Let's go, buddy. Vabbè. Comunque, che scuola è dove... Allora, praticamente sono entrato e mi conoscevano tutti. E tutti hanno qualcosa da chiedermi. Vabbè. I always wondered what it'd be like to be big and tough and really stupid. Non ho capito cosa mi ha detto, ma va bene. Ok, raga, andiamo verso... Ah, aspetta, lo vogliono picchiare i bulli. Aia, no, ho sbagliato. Scusami, amico mio. Aia. Algi, ti devi togliere, però non vedi che ti sto difendendo. Se ti metti dietro quello che picchio, picchio anche te. Cosa fai? Dove scappi? Dove scappi la fionda? No, no. Ok. Ah, anche lui ce l'ha. Sì, vabbè. Gli ho proprio tirata in faccia, cattivissimo, di nuovo. Guardate la faccia che fa, raga. La faccia che fa quando gli arriva una fiondata in faccia. Geniale. All'altro. Ok, perfetto. Ti ho salvato. Assenza ingiustificata. Andiamo. Cosa vuoi? Stai zitto, andiamo. Ah, devo fare strada io, è vero. Ciao, baby. So, you're a girl, huh? Wanna talk? Oh, hi! Che bello il metodo di approccio di Jimmy. Adesso? Scatta la limonata possente o... Ah, deve chiamare la mamma. Vabbè, dai, andiamo. Sta finendo il... Ah, io tra l'altro cazzeggio, sto cazzeggiando come un pazzo, ma in realtà abbiamo il tempo. Ok. E sopra. Sei l'unico ciccione che ha gli armadietti sopra e sei rimasto ciccione. Ok, senza giustificata, però non mi hanno rotto le palle, quindi è un buon segno. Ok, il suo armadietto sarà... No, in bagno? Tu c'hai gli armadietti in bagno? No, non voglio vedere niente. Tieni sgombero il bagno. Come faccio? Che infami! Se la sono sbirrata. Bastardo. Due? Io vi tiro un pugno e vi capotto tutte e due. Pezzi di merda.
Bah, questo me l'ha insegnato il barbone amico mio. Tiè, stronzo. Mo tocca a te. Mo ti umilio a te. Perché sei l'ultimo. No, oh, oh. Adesso ti pinzo io. Pezzo di merda. Calcina per terra, bastardo. Mo ti umilio pure. Non capisco cosa fa. Ah, gli fa tipo il giro a braccio. No, no, prefetto, non è assolutamente come sembra. Attenzione, riesci a scappare. Valentino Rossi, ancora lui. Non ha paura di niente e di nessuno. Fa il giro del cazzo di corridoio. Mi sto intampando ovunque. Muoviti, Algeron di merda. Come ti chiami, devi morire. No? Vabbè. Ci siamo fermati a pisciare. Vabbè. Sì, bravo, lavati le manine, dai, però devi fare veloce. Devi fare veloce e dobbiamo andare al tuo cazzo di armadietto. Ok, andiamo. È caduta la banana, vediamo se cade il tipo. Dai, non è... questa è un'ingiustizia però. Ok, il tuo armadietto, boys, quanto dovrebbe essere segnato qua? Cioè, quanto dovrebbe... non riesco più a parlare. Non c'era niente, vabbè. Thanks, Jimmy. Here's the cash. I'll tell my mom that not everyone at Bullworth is mean. Rispetto secchioni più 5. Let's go. Non fare il bullo, i prefetti ti beccheranno per questo tipo di comportamento. Scusami. Scusami, vuoi che ti faccia scoprire tutti i brufoli che hai in testa con un pugno? Banda dietro. Bam, di nuovo. Bam, e mo ti umilio pure. Questo non è bullismo, questa è giustizia. Adesso va via Nicky. Scappa, 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 scappa. Siamo fuori da qua ma non siamo un cazzo salvi, raga. Dobbiamo correre verso il nostro dormitorio. Che non ho la minima idea di dove cazzo sia, perché me lo dimentico sempre. Buono. Ok, eravamo praticamente arrivati. Doveva solo scavalcare qualcosa. Ti capiterà che alcune persone ti chiederanno di sbrigare alcune commissioni. Avranno una freccia blu sulla testa e appariranno sul radar come X. X blu. No, amico, non sono venuto qua per fare una missione. Aggancia PT con L1 per vedere, okay, cosa Jimmy vuole. So vuoi? Porta il pacchetto a Beatrice. Sounds alright. Vabbè. Thanks. La madonna! Dove cazzo hai tirato fuori? Vabbè. Vabbè. E niente. Portiamo il pacchetto a Beatrice. Beatrice, dove sei? La sua musa Beatrice. La sua musa ispiratrice, che è Beatrice, raga, non drogatevi. Allora, vediamo cosa vuole. Ah, sei tu, Beatrice? Ciao, sì, c'è un pacco per te. Col fiocchetto proprio fatto bene, proprio bello. Ok, anche tu te lo sei infilata, ok. Jimmy comes through again. Le commissioni ti faranno guadagnare sempre una ricompensa. Cerca X sul radar. Ok, perfetto, quindi abbiamo guadagnato anche qualche dollaro, potenzialmente. Abbiamo adesso... quanti dollari abbiamo adesso? Ma porca puttana, me lo devi far vedere. Non abbiamo dollari, a quanto pare. Ok, raga, io mi infilerei dentro il dormitorio. Andrei a salvare e concluderei qua l'episodio. Prima, magari, come sempre, sintetizziamo un po' di sostanze stupefacenti, perché servono comunque. Ok, abbiamo guadagnato petardi, nota sostanza stupefacente. Ok, raga, come sempre, questo era Caniscamen... porco... Ok raga, come sempre questo era Caniscanem Edit. Se vi è piaciuto lasciate un like, se vi iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Sotto in descrizione c'è la pagina Facebook, la pagina Instagram e anche il nome di Snapchat. Continuate a supportare la serie raga, vi ringrazio. Visto che vi sta piacendo c'erano un sacco di like sotto il video, un sacco di commenti, mi fa strapiacere. Veramente bacini e cuoricini per tutti. E noi come sempre ci becchiamo al prossimo video. Bella.